Una delle particolarità storiche di Monte San Savino è stata la presenza di una folta comunità ebraica e quindi in conseguenza di un ghetto. Qui siamo in via Salomone Fiorentino, che era il centro proprio di questo ghetto. La comunità ebraica è stata presente dalla fine del XVII secolo fino alla fine del XIX, anche se ci sono altre tracce precedenti. E ancora oggi in via Salomone Fiorentino è possibile vedere la struttura della vecchia sinagoga ed è anche possibile entrarci dentro. I borghi della Val di Chiana non sono soltanto storia e cultura, ma anche hanno gastronomia. A Monte San Savino è famosa la porchetta di Aldo. Andiamo a conoscerlo. Benvenuto Edoardo nel regno della porchetta. Ci parli un po' della tua porchetta. Quando si parla della porchetta di Aldo, non solo in Italia ma anche all'estero, proprio la settimana passata un gruppo di americani, sapevo che volevano, erano interessati alla porchetta, li vedevo con gli occhi. Avevano una rivista che c'ero io lì che tagliavo la porchetta, mi ricordo nemmeno come ho fatto, ciò per dire. È una vita che faccio la porchetta, da 1962, sempre con passione. La nostra forza è stata quella di mantenere la tradizione. Certo. Maiali allevati in un certo modo nella nostra Val di Chiana, cotti nel forno a legna, perché qui nella nostra zona c'è questa scopa d'erica, sì. La spedagnatura, si dice noi, il brocco grosso, si adopera tutto per scaldare il forno, si fa due servizi, si pulisce il bosco e si dà un'eccellenza ancora più al maiale che viene cotto. Perché ovviamente poi si risente nel sapore. Si risente nel sapore, questo è logico. La ricetta è una ricetta segreta che non si può rivelare, però quando si mangia si sente un gusto particolare. Certo, una tradizione antica che ci ha permesso di farla conoscere, ho detto, non solo in Italia ma anche all'estero. Ma tra l'altro poi c'è anche la sagra qua, no? Si è fatto la 56esima edizione della Sagra Porchetta. Io l'ho iniziata e ne ho fatte tutte, una per una, non mi sono perso i punti. Quando c'è a Monte San Savino la sagra? La sagra porchetta c'è sempre il secondo weekend di settembre, sempre. Una data storica mai fatta, si iniziò nel 64 e è seguitata sempre il secondo weekend di settembre. Quindi è una data da non dimenticare assolutamente. È una data da non dimenticare, ma io credo che tante di quella gente in tutta Italia, chi non è venuto a Monte San Savino a mangiare a ma sicuramente. Poi si farà vedere ora il taglio, perché poi guarda.
la crosta, il suono. Senti la cottura della legna. La cottura della legna è una cosa. Guarda qua. Per sapere se è vero quello che ho detto, ve la faccio assaggiare. Perfetto. Ho qui il pane cotto a legna, là, anche questo. Senti come suona. Come canta. Allora, un'altra cosa, un'altra novità che ora è qualche mese che facciamo, questa è fatta con l'aglione. L'aglione della Val di Chiana. L'aglione della Val di Chiana, preciso, eccolo qua. Ed è molto buono, meno aggressivo del nostro, che accompagnato con la porchetta, il suo fegatino. Immancabile. Immancabile fegatino. Là. Poi anche per fare il panino, cioè si fa un panino alla porchetta, ma il panino alla porchetta deve essere misto. Pancetta. Questa. Ma ha saputo fare anche il panino? Come no? Deve essere un misto. La. E ragione. Questo è il classico panino. La sua codennina, la. Pronti. Pronto. Si divide a metà. Pronto, Edoardo, senti un po' se ho detto bugie o se è la verità. Allora, io sono un po' emozionato a dire il vero, eh. Vado, ti vedo là. L'occhio lacrima, l'occhio lacrima. Poi ancora tiepida. È qualcosa. La morte sua. Faccio compagnia. Sì. Posso? Come no? Direi che è un qualcosa di divino, veramente morbidissima e burrosissima, quindi è da consigliare veramente a tutti. Quindi ora che lo sapete, venite anche voi da Aldo a Monte San Savino a mangiare la porchetta, ovviamente in Val di Chiana.